Dunque, il film Oggetti smarriti è un film abbastanza surreale, che parla del perdere gli oggetti e cercare di ritrovarli, cercare di trovare un metodo per recuperare le cose perdute. Lui, il mio personaggio, è proprio un po' la chiave. Io faccio nel film il narratore che appare magicamente e dà delle soluzioni dicendo quali sono le regole per ritrovare gli oggetti smarriti, per cui è quello che tutti sogniamo ad avere quando perdiamo un mazzo di chiavi o ci perdiamo noi, vorremmo avere qualcuno, un genio della lampada che esce fuori e ci dice: allora adesso concentrati, le regole per ritrovare il tuo oggetto sono queste, 7 regole famose che pare esistano veramente, ci sia un sito internet che si occupa proprio di questo. Io l'ho applicato, sto cercando da anni i miei capelli, se l'avete visti ditemelo, che ancora non l'ho trovati, però no, in realtà, a parte gli scherzi, ho provato ad applicarli, in realtà hanno funzionato su tante cose, per cui andatelo a vedere, Oggetti smarriti. Dal personaggio, dal film in cui uno dimentica, perde qualcosa, perde anche i propri pensieri, è nato questo politico smemorato che si chiama Mario, che dice: ciao, sono Mario, 42 anni, soffro d'amnesia, è la prima sera che sono in questo centro di autoaiuto, io vi ringrazio, voi giovani giornalisti che mi aiutate in questo problema di memoria che mi porto dietro da lontano, ciao, sono Mario, 42 anni, soffro d'amnesia, e soffro così tanto che tempo fa ho anche cercato di spararmi, fortuna la pistola era caricata a salve, sono Mario, salve a tutti, soffro d'amnesia, non si ricorda, ricomincia sempre da capo, insomma, uno che ha la memoria a breve termine, chiaramente essendo un politico questo provoca ilarità perché ha commesso delle dimenticanze, forse se le dimenticate, forse no, insomma non si ricorda dove ha messo le tangenti, dice che va in banca a depositare i soldi delle tangenti, gli hanno chiesto 2 euro di commissione, siete dei ladri, dice la banca, ma non se lo ricorda, per cui tutto quello che ha fatto è diventato come oggetti smarriti. Sì, a distanza di 2 anni, forse l'abbiamo girato 3 anni fa, per cui non mi fa domande sulla storia, perché vediamo, oggetti smarriti tanto tempo fa, non me lo ricordo, no, sto scherzando. Sì, questo è il nostro progetto, anche se è molto difficile perché sono 10 entità distinte, adesso ognuno lavora a cinema, televisione, teatro in giro per l'Italia, però da anni succede una cosa molto strana, che i teatri mandano delle circolari di richiesta al Politeama genovese, dice: i cavalli marci quest'anno non ci sono più, cioè viene richiesto ancora, c'è la richiesta dello spettacolo teatrale dei cavalli marci che non ci sono più, per cui si verifica questo succede ogni 2-3 anni, che ci chiedono: ma che volete fare, volete tornare? Probabilmente se torniamo stiamo studiando una formula magari più da musical che ci renda diversi anche da come eravamo prima, perché noi siamo invecchiati, siamo di meno, saltiamo di meno, balliamo di meno, bisogna cercare di non cadere nel nostalgico, per cui non fare la reunion della band che si è sciolta, ma cercare qualcosa di nuovo.